Buongiorno a tutti. Oggi, se la batteria della fotocamera me lo consente, vi parlo dei prodotti terminati del mese di dicembre e partiamo subito perché sono parecchi, anche se vabbè, di alcune cose vi ho già parlato, quindi possiamo anche saltare, ma va bene. Allora, partiamo dai prodotti viso, che sono un bel po'. Allora, ho terminato il Luxe, che si è cancellata la scritta, comunque è il face cleanser della Eteria, della linea Luxe, che è il detergente struccante burro oleoso uscito di recente dopo il Sana. È un prodotto che mi è piaciuto moltissimo, ne basta una piccola quantità per struccare benissimo il viso e gli occhi, anche con un trucco abbastanza pesante, insomma, sostenuto. E devo dire che anche se la confezione sembra piccola, ma a prima vista, perché sono 100 ml, a me è durato un bel po'. Devo dire che fa bene il suo lavoro, non ha una profumazione particolarmente fastidiosa, si rimuove bene o con un pannetto o con un detergente a risciacquo e io lo promuovo moltissimo. Prezzo 18 euro. Ho terminato anche un campioncino, anche questo me l'aveva lasciato Marta di Bellezza in Fiore, della crema viso anti-age per pelle mista di Rasaiana. Questo è il barattolino che mi aveva fatto. Io l'ho utilizzata per un bel po' di tempo, devo dire settimane, perché ne aveva fatto un bel pottino. È un prodotto che mi è piaciuto, ma non mi ha fatto fare i salti di gioia. Buona consistenza, io la utilizzavo come crema a giorno sopra a un siero. Però ecco, mentre ho adorato assolutamente il siero della stessa linea, questa crema sì, buona, ma non so se la ricomprerei. Tra l'altro ha, vediamo se si sente ancora, una profumazione che dal tot mi piace perché assomiglia un po' a quella del siero, invece una volta stesa assume un retrogusto un pochino più erbaceo, che non dico che mi desse fastidio, ma ecco, non mi faceva fare proprio i salti di gioia. Un prodotto invece che mi ha fatto fare salti di gioia e che non so perché non avevo ancora terminato, me ne era rimasto proprio un fondino, è il Prodigious Elix Serum di Eteria, della linea La Bava di Lumaca, ed è un siero che io ho amato molto e boh, forse l'avevo lasciato lì perché mi dispiaceva finirlo. Costa 40 euro, contiene bava di lumaca e un mix di peptidi vegetali e lascia la pelle favolosa. A parte l'effetto liftante, che a me devo dire non serve molto, però applicando questo siero io mi sentivo la faccia piallata. Cioè, proprio, avete presente quando mettete un prodotto che si asciuga bene, però vi lascia la pelle morbida e in più vi dà quella sensazione di levigatezza? Dice levigatezza, ecco, questo è un prodotto che io consiglio sempre molto 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 volentieri perché ha una texture favolosa, un buonissimo profumo e la sensazione appunto sul viso è quasi, direi quasi magica, quasi siliconica, se non fosse che non contiene siliconi. Poi sempre prodotti per il viso, praticamente tutti i prodotti per il viso tranne uno, va bene. Ho terminato un'altra confezione di questi, di queste strisce per i punti neri per il naso, ve ne avevo già parlato, costano veramente poco e sono tra le migliori che io abbia mai usato, anzi forse le migliori mai usate, e le avevo acquistate in blocco sul sito Machillalia o Machi Beauty adesso si chiama, su consiglio di Elodie Beauty Life da Instagram. Un altro prodotto di cui avete sentito parlare all'infinito e che adesso ha cambiato, mantiene il nome inglese, ma che era acqua di vita tempo fa, è questo tonico a base di rosmarino di Lush. Adesso si chiama Breath of Fresh Air, infatti il sottotitolo Acqua di vita. È un tonico che a me piace sempre molto per la sua freschezza. Mi piace proprio perché quando lo utilizzo, e preferisco utilizzarlo d'estate, devo dire, o quando fa più caldo, mi dà proprio la sensazione di rinfrescare e tonificare il viso. È uno dei pochissimi prodotti Lush a cui io sono rimasta molto affezionata e che ciclicamente ricompro. Il prezzo purtroppo non me lo ricordo, ma devo dire che per 100 grammi è abbastanza altino, però non mi sbilancio perché appunto, chi lo sa. Poi, il solito, cioè il prodotto che perde nel sacchetto c'è sempre, ma questo lo perdoniamo perché è una delle mousse. Ha scalato la vetta delle mie mousse preferite, questa mousse detox foam cleansing con green tea, con tè verde, limone, zenzero e aloe vera della Now Bay, che mi è stata regalata dalla gentilissima Simona, ne avevo già parlato nei prodotti
prodotti che utilizzavo per la skincare in questo periodo. È un prodotto che si trova da Tigotà o da Acqua e Sapone, vabbè, in uno di questi posti, per una manciata di euro. Quindi una linea eco-bio economica e questa mousse l'ho amata. Ha la giusta consistenza, abbastanza solida, non si smonta facilmente, un'ottima profumazione, delicata ma non troppa, non troppo, e lascia il viso veramente pulito, deterso, però non troppo asciutto, ma neanche troppo idratato. Quindi per la mia pelle mista, che non sa bene dove stare in questi periodi, è stata una scoperta e penso, ecco, se non mi uccido, penso che ne comprerò sicuramente un'altra confezione, però più avanti, perché come al solito ho tipo 3 o 4 mousse da usare ancora di altre marche mai usate, quindi ok. Per finire i prodotti viso, ho utilizzato questa maschera viso Instant Detox antiossidante purificante con salvia di Wycon, e su questa c'è un appunto importante che dice che la maschera era poco imbevuta, non aderiva bene al viso e mi ha lasciato la pelle arrossata nonostante io abbia seguito le tempistiche consigliate. Quindi per me questa è no, 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 no. Per il mio tipo di pelle, ovvero mista ma con delle zone un po' più secchine, assolutamente no. Forse più adatta a una pelle più resistente e più grassa. Però ecco, a me personalmente non è piaciuta. E l'ultimo prodotto di cui vi parlo, finito di nuovo con l'aiuto di Andrea, è lo shampoo deluccatissimo di Lepo, di cui sicuramente vi ho già parlato in passato, e che rimane uno del, anzi, il mio shampoo delicato preferito in assoluto, perché ne basta poco, pulisce bene, non aggredisce il capello, però lo lava. Una profumazione neutra, però percettibile, 250 ml per circa 12 euro, mi sembra. Lo trovo veramente ben formulato e questo shampoo piace sempre a tutti. Cioè, ho trovato tipo in negozio ne ho venduti moltissimi e solo una persona mi ha detto di non averlo gradito. Quindi credo che sia il prodotto con la percentuale di gradimento più alta mai registrata per mia esperienza. E basta, sono andata velocissimo perché già mi si è accesa la spia della fine batteria, quindi ho parlato straveloce, scusatemi, però prima che si interrompa tutto. Spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima, prima che la fotocamera mi abbandoni. Ciao ciao!